Siate esigenti con le amministrazioni e con le istituzioni. Per utilizzare al meglio i fondi messi a disposizione grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, serve concertazione anche con le parti sociali. Questo è il monito lanciato dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando a Benevento, dove ha incontrato alcuni imprenditori. Il numero uno del dicastero di Via Vittorio Veneto ha fatto tappa presso il pastificio Rummo della zona industriale ASI di Ponte Valentino e si è soffermato sull'impegno del governo e sull'intesa trovata anche con le parti sociali nelle ultime ore. C'è da spendere bene i soldi che saranno investiti, con il PNRR, c'è da costruire un buon rapporto con il governo nazionale, c'è da lavorare sulle politiche industriali per difendere le presenze attuali e sostenerle, da lavorare sulle politiche attive per fare in modo tale che ci sia una forza lavoro formata e adeguata alle domande che si determineranno. Agli imprenditori che chiedono sgravi per le assunzioni il ministro ha risposto: sono sgravi per i giovani, sono sgravi che riguardano il mezzogiorno, sono sgravi che riguardano le donne. Vanno aiutati gli imprenditori a formare, come dicevo, la manodopera, e vanno anche, io credo, sostenuti eventualmente con misure fiscali. Sicurezza sui luoghi del lavoro al centro dell'agenda del ministro. Intanto assumeremo dei provvedimenti immediati che anticipino il piano stesso. Lavoreremo sulla costruzione di una banca dati